con Carlo Viale di Panasonic Industry. Oggi al Forum Meccatronica si è parlato tanto, l'avete fatto voi nella vostra presentazione, di manutenzione predittiva. Come fornitori di tecnologie, che cosa vi sentite di consigliare, suggerire ai costruttori di macchine per migliorare su questo fronte? Ma noi partiamo dal dato, quindi partiamo dal presupposto che per implementare strategie di manutenzione predittiva bisogna raccogliere dati dalle macchine, quindi forniamo al costruttore di macchine le tecnologie che abilitano la macchina a raccogliere i dati che servono per la manutenzione predittiva e a portarli poi dove serve effettivamente, quindi ai software di machine learning, di intelligenza artificiale, per poi effettivamente implementare questo tipo di strategie. Tra una macchina vecchio stile, cioè 3.0, e una macchina 4.0, ci sono delle differenze per quanto riguarda la manutenzione predittiva? Beh, ci sono delle differenze perché nel momento in cui io devo andare a raccogliere dati dalla macchina, una macchina, chiamiamola 4.0, è già IoT ready, quindi già pronta a affacciare a un livello superiore i dati che servono. Una macchina 3.0 non è stata progettata per questo, però ci sono tecnologie che la possono rendere 4.0 o IoT ready, e quindi in ambito produttivo io posso avere una situazione mista e alla fine, però, al fine dei dati raccolti per le mie strategie di manutenzione predittiva, ho gli stessi dati. Quindi diciamo è possibile, tra virgolette, upgradare una macchina 3.0 e renderla in grado di parlare con i sistemi gestionali e di offrire quindi anche tutti quei vantaggi ai fini proprio della manutenzione predittiva. Certo. L'altra cosa che le volevo chiedere invece è legata proprio al tema dell'industrial IoT in generale, come abilitatore, se vogliamo, anche di nuovi modelli di business. No? Se ne parla tanto, ma concretamente questo è destinato a cambiare, secondo il vostro punto di vista, la relazione che c'è tra gli OEM, cioè i costruttori di macchine, e gli end user, che sono poi alla fine le industrie manifatturiere? Sì, perché nel momento in cui io ho macchine abilitate a fornire dati, a questo punto questi dati ce li ho gratis anche per altri aspetti. E quindi sono dati che possono essere utili, ad esempio, per andare verso la cosiddetta servitizzazione, per cui l'OEM, il costruttore di macchina, può cambiare il suo paradigma di rapporto anche commerciale verso l'end user. Un altro aspetto importante è che questi dati che sono disponibili anche per, ad esempio, l'R&D, per raccogliere dove sono le criticità, dove sono gli ambiti di miglioramento, e tutto questo ha un riflesso sia a livello di R&D di OEM che magari anche di business dell'OEM, del costruttore di macchine, perché può andare nel momento della proposta della macchina può andare a focalizzare negli aspetti maggiormente positivi e di beneficio rispetto al suo end user. Dal lato end user ovviamente ho tutta una serie di vantaggi legati al fatto di avere macchine sempre allo stato dell'arte, ridurre i fermi produttivi e, se vogliamo, anche avere dei risparmi finanziari quando si minore pensa immobilizzazione, esatto, di capitali. Quindi ragionare più in termini di servizio e meno in termini di proprietà di asset. Senta, mi risponda con un sì o con un no. Secondo lei il mercato italiano si sta dimostrando già pronto a questo paradigma? Non ancora, però si comincia a, soprattutto i grossi costruttori cominciano a ragionare in questi termini. Però diciamo, ogni cambiamento deve sempre superare delle inerzie, no? E queste inerzie verranno superate un passettino alla volta. Bisogna far capire che le tecnologie non devono essere introdotte un passo alla volta, secondo me.